Grazie consigliere. Presidente, tratterò, infatti sono tutti temi attinenti insomma l'uno all'altro, si tratta di ordini del giorno che vanno nella direzione già tracciata da questa maggioranza e come avevo già anticipato prima che riguardano 3-4 ambiti importanti. Il primo, l'estensione dell'applicazione delle petizioni elettroniche già presente sul portale istituzionale Roma Capitale, iniziando a coinvolgere anche i municipi, quindi estendendo questa applicazione, questo strumento che è sul portale istituzionale, anche ovviamente agli organi municipali. L'altro punto che abbiamo inserito è quello appunto di nel 2020 di estendere l'applicazione appunto delle petizioni anche per le proposte di delibera di iniziativa popolare. Ovviamente questo dovrà andare pari passo con il nuovo regolamento degli istituti di partecipazione, ma nel frattempo è bene che comunque, visto che ci sono già degli obiettivi operativi all'interno del DUP che prevedono l'evoluzione del portale istituzionale e degli strumenti di democrazia diretta e partecipata anche digitale, è bene che quindi si inizi a lavorare in questa direzione. E poi rafforzare anche la sezione del bilancio partecipativo perché è necessario dare conto nel 2020 degli interventi che sono stati oggetto della consultazione online nel 2019 per dare la possibilità alla cittadinanza quindi di verificare e controllare gli stati di avanzamento di questi interventi. Quindi, Presidente, una serie appunto di indirizzi che vanno verso una direzione molto chiara e il rafforzamento quindi di quella riforma sulla democrazia digitale che stiamo portando avanti da inizio consigliatura. Quindi il nostro voto su tutti ovviamente questi ordini del giorno sarà favorevole. Grazie.